Eccoci al pallone tensostatico di Avola, Giuseppe Battaglia. Un terzo appuntamento e terzo torneo con il Basking qui ad Avola. Sì, è il terzo appuntamento territoriale, non nazionale, però l'importante è che abbiamo ricominciato. Questa è la terza edizione che facciamo qui ad Avola. Quest'anno ci saranno quattro squadre, sempre della zona sud. Quest'anno le squadre le abbiamo chiamate WISP, Fratres Cassibile, l'Avis e Avola, che ringraziamo, e i ragazzi di Don Sebastiano, i ragazzi dell'EOS di Noto. Quindi queste quattro squadre si incontreranno, si scontreranno per dar vita, lo sapete ormai, ad uno spettacolo sportivo veramente meraviglioso. E cominciano oggi, professoressa Di Morale, gli appuntamenti, insomma, con le partite del Basking. Si stanno divertendo qui tutti i ragazzi, sto vedendo, oggi è la prima giornata e poi terminiamo ad aprile. Terminiamo in aprile perché poi a giugno andremo a Cremona per poter realizzare di nuovo un altro torneo nazionale, perché a settembre abbiamo fatto quello qui locale e sette squadre del nord sono venute a giocare con noi. Siamo state bene insieme perché è uno sport meraviglioso. Io con la mia esperienza sportiva, perché ho insegnato tanti anni educazione fisica, ora con questo Basking veramente mi sento realizzata, perché riesco a rendere felici tanti ragazzi che normalmente non pensavano di poter arrivare a questo e poter realizzare il loro sogno facendo uno sport. È uno sport veramente bellissimo, perché viene integrata la squadra fra i ragazzi normodotati e i ragazzi diversamente abili, al che è una cosa molto umana, perché oltre ad arricchirsi i ragazzi superabili ci arricchiamo noi che siamo volontari.